Wagyu, hai finito di dar fuoco alla roba? Cosa sei diventato? Un piromane! Ehi, bentornati. Ci siamo, è arrivato il momento di farsi travolgere, prendere a schiaffi, scombussolare e innamorare di un'altra canzone e video dei TXT. L'anno scorso i Tomorrow by Together mi hanno dato tutto. Qualunque cosa. Hanno fatto un super album dove ogni canzone era fantastica. Non c'era una canzone che non meritasse la vincita di miliardi di premi. Era praticamente impossibile distinguere le title track dalle B-side. Infatti, pensate che tra le mie canzoni preferite c'è Anti-Romantic, per poi non parlare di Frost, che è proprio un reset culturale. È stato molto faticoso non guardare nemmeno un teaser. I TXT ci hanno proposto un'immagine di loro diversa ogni comeback e sempre molto diversa, quindi è veramente un piacere per me ogni volta vedere cosa ci propongono. Se ancora seguite Poké Boy Group, vi consiglio proprio sicuri sicuri i TXT, perché anche se magari avete sentito una canzone che non vi piace, potete andare più indietro o cercare più avanti, c'è sicuramente qualcosa di un genere che è più di vostro gradimento, perché hanno fatto qualunque cosa. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace al video e se vi sentite espansivi, commentino. E vi ricordo anche che c'è il gruppo Telegram, trovate il link qua sotto in descrizione. Ok. Perché nella spazzatura? What the... Intanto cosa hanno fatto alle sopracciglia di Bongyu con questo contrasto col capello rosso? Era, quasi non sembrava lui, ci ho messo un attimino a realizzarlo. Ma puoi buttarlo in mezzo alla spazzatura? Ma sembra anche in mezzo a un treta rifiuti. E poi, scusa, finisce dentro una tomba? No, perché si sta guardando, quindi non credo. Sono confusa. Mi manca un po' il suo look vecchio, era più chiutino. Quanto è carina la boccuccia di Svin. Ha quelle labbrida belline. Oh! Allora, amo tutta questa parte un po' drammatica, tra l'altro con una tonalità molto bella. È molto particolare il pre-chorus. Anche perché credo che sia in una chiave minore, se non sbaglio. Bellissima poi la parte sospirata. E guardate la transizione dall'occhio di Bongyu alla... come si chiama? Quella roba, finestra tonda, ha un nome, lo so. La parte questa qua nella nebbia mi ha ricordato molto Thriller di Michael Jackson. Poi magari mi sbaglio, però... Quanto è bello questo pre-chorus! Ancora non si è visto Yeonjun, quindi sarà il centro molto probabilmente del chorus. Eccolo, infatti. Quanto sono arrabbiati! Non sono abituata a vederli così! Bella questa parte qua, scusate. Allora, si passa dal rap un po' cantato di Yeonjun al cantato con un pochino di rap di Yunin Kai, che è bellissimo! Mamma mia. Taehyun è migliorato tantissimo vocalmente rispetto a un tempo.
Subi, non fare quella faccina lì, ti prego, mi uccidi. Pogyu, hai finito di dar fuoco alla roba? Cosa sei diventato? Un piromane! Cioè, da prima che eri nella fase emo, sei passata alla fase piromane. Riprendiamoci un attimo, eh! Oh, cos'è questa fase autodistruttiva? Poi io ti perdono tutto, cioè, però... Mi piacciono troppo le parti sospirate. Mi fa troppa impressione vederli bad boys. No! No, piangere no però. No, piangere no! Sono troppo empatica, poi piango anch'io. Allora, sapete che io sono un amante sia dei pre-chorus che dei bridge. Ma questo bridge, che cacchio è? È bellissimo! Ha un climax pazzesco. Cioè, proprio, vedete proprio le emozioni che vanno a crescere sempre di più, sempre, sempre. E poi sono veramente curiosa di vedere come esplode l'ultimo chorus. Sentite qua. I like him back. Okay. Goodbye, come back, goodbye, come back, goodbye, come back, goodbye, come back. Il mio momento preferito è stato la risata, qua. Ma anche il rap di Yeonjun nel bridge. Bellissimo. Guardate la sua espressività. Cioè... un momento bellissimo, bellissimo. Io ho perso le mie capacità di ragionare, cioè sono rimasta soltanto tipo così. Normalmente i TXT non sono così, loro possono essere tutto, capite? Tutto, e fanno tutto bene. Tra l'altro non ci sono posizioni ufficiali all'interno del gruppo e questa è una cosa che apprezzo tantissimo perché vuol dire non porre alcun limite a nessun membro, vuol dire che ognuno... può fare quello che è più in grado di fare in quel momento e non sarà sempre costretto a fare e a ricoprire sempre quella posizione. Tra l'altro, guardate, mi sono tirata una sberla forte, una o due, non lo so perché non stavo ragionando. Canzone fighissima, io sono curiosa di sentire le altre canzoni che hanno fatto, sono curiosissima delle B-side perché, come vi dicevo, le loro B-side sono fortissime. Questa è proprio una canzone che ti lascia... Sarei anche curiosa di vedere le lyrics perché secondo me tante persone ci si rivedono molto bene. Wow, comunque. Wow. Anche se la canzone è molto forte, è molto aggressiva, è molto graffiante, a livello melodico è di una delicatezza, di una ricercatezza e di una raffinatezza pazzesca. Non so se avete visto alcune melodie, alcune armonizzazioni, era proprio...
capolavoro. Non so se si dica così in francese, ma facciamo finta di sì. Il video fighissimo. Mi ha fatto impressione vederli così bad guys, perché l'anno scorso si erano visti un pochino ribelli, ma non bad boys. Invece stavolta erano proprio bad, erano molto più maturi ed era qualcosa di pazzesco. Cioè, ogni volta non sai cosa aspettarti da loro e ogni volta io rimango così. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se conoscevate i TXT e in caso contrario fatemi sapere se siete quasi tentati a stannarli. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!